5 anni che per noi è sempre 24 agosto. Me lo ricordo come se fosse ieri. Dalla doppia zona rossa, terremoto e pandemia. E ci sono le gru, ci sono i cantieri. Se si potrà dire che qui si può vivere e lavorare in edifici moderni, efficienti, sostenibili, connessi, la possibilità che qualcuno torni è una possibilità elevata. Il luogo dove abbiamo lasciato il nostro cuore e dove vogliamo tornare assolutamente. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sibilla, le voci della ricostruzione. Costi alle stelle, tra materiali e caro energia, tra bolla speculativa e guerra. In Ucraina l'edilizia alza bandiera bianca, si bloccano i cantieri, compresi quelli della ricostruzione post-sisma del 2016. L'iniziativa è quella dei costruttori edili delle Marche. Il rialzo del gas e del carburante per la gestione delle consegne portano dunque a un'altra frenata nella ricostruzione. Servono contromisure, dicono gli edili, anche sul fronte specifico del sisma, per cui in questi giorni sono stati di fatto caratterizzati da diversi incontri anche con il commissario straordinario al sisma 2016 Giovanni Legnini, ma vediamo meglio nel servizio qual è la situazione. Chiudiamo ora, per non chiudere per sempre, i cantieri edili delle Marche, compresi quelli della ricostruzione post-sisma del 2016, si fermano clamorosamente. Continuare a lavorare costa di più alle aziende rispetto a restare chiusi. Se il caro materiale era già emergenza emersa ormai da tempo con la bolla speculativa generata dai bonus edilizi, ora con il costo alle stelle dell'energia e la guerra in Ucraina, la tempesta perfetta è servita. Il nostro settore che, vuoi per il caro materiali, vuoi per il caro energia, sta soffrendo e soffre particolarmente anche con tutta questa mole di lavoro, l'irreperibilità dei materiali appunto e l'assottigliarsi degli utili, anzi gli utili sono proprio scomparsi, stiamo lavorando in deficit. Quanti cantieri si stima siano fermi in questa fase? Ad oggi registriamo circa 150-200 cantieri fermi, ma sicuramente questo è un numero che si andrà ad aumentare nei prossimi giorni. Come incide anche la guerra in Ucraina in questa fase? La guerra in Ucraina incide negativamente perché oltre all'aumentare dei costi ci dà una carenza di materiali che sono quelli che ci occorrono per portare avanti tutti quanti gli interventi, sia sisma che bonus, con le scadenze alle porte. Pensiamo all'asfalto, al calcestruzzo. Non solo sono aumentati vertiginosamente, ma non abbiamo neanche un riconoscimento di questi aumenti da parte delle amministrazioni e del governo, eccetera. Nel settore degli asfalti, lì abbiamo gas, energia elettrica e petrolio per il bitume. Ci abbiamo proprio le tre componenti che sono aumentate in percentuale maggiore su tutto il discorso della filiera delle costruzioni. E rischiano di fermarsi anche le manutenzioni quindi nelle città? Sono già ferme perché sono dei costi che sono aumentati del 40-50% e non sono sostenibili per le aziende. Per quanto riguarda la situazione del post-sisma non c'è differenza? No, non c'è nessuna differenza per il post-sisma, anzi lì registriamo dei problemi ancora più gravi perché abbiamo dei prezziari obsoleti che risalgono al 2016, revisionati nel 2018, ed aspettiamo da un anno la revisione prezzi che il commissario Legnini ci aveva garantito. Ci rendiamo conto che il blocco di fatto rappresenta un disagio anche nei confronti di chi ci ha dato fiducia come i committenti privati per quanto riguarda la ricostruzione e per gli operatori, gli utenti per quanto riguardano le opere pubbliche. Sicuramente è un territorio, quello dell'iniziativa che stiamo portando avanti da lunedì, quello del blocco cantieri, che non ci appartiene come settore perché siamo sempre stati abituati a affrontare le varie criticità e i vari disagi per poi risolverli e comunque garantire sempre la continuità del lavoro. Oggi per una serie concomitante di fattori abbiamo raggiunto tra virgolette il limite. So che per quanto riguarda la ricostruzione privata il commissario Legnini si sta muovendo. Non sono una serie di fattori che riguardano esclusivamente il nostro settore perché è una, chiamiamola, criticità a livello nazionale, però noi purtroppo abbiamo assommato anche il problema del sisma che ha generato da 5 anni a questa parte
una serie di irrisolte problematiche, quindi chiediamo attenzione per poterle risolvere. La proposta più importante? Ma guardi, ce ne sono diverse, noi abbiamo racchiuso nella possibilità di rinegoziare i contratti privati, cioè quindi poter consentire la riformulazione delle patti e condizioni contenute nel contratto che erano allegate alle ordinanze del commissario, nel quale sono previste delle clausole completamente a nostro sfavore, la rinegoziabilità dei prezzi, l'impossibilità di avere proroghe e quant'altro. Quindi ritengo che la base più importante sia quella. Poi il resto, i prezziari, il costo parametrico, debba venire assolutamente di seguito, però ecco, come priorità sicuramente la rinegoziazione del contratto assume l'importanza. La sofferenza, diciamo, in realtà vale per tutti, però i cantieri del sisma purtroppo scontano un prezziario molto più basso addirittura degli altri, perciò sono quelli che sono andati in difficoltà prima. In questo momento è difficile pure, al di là del prezzo, il reperimento dei materiali, per cui è chiaro che sono i primi che hanno cominciato a vedere la chiusura. Sono fermi anche i cantieri del sisma, quindi? Beh, ce ne sono a ieri tra i 20 e i 25 fermi, ma credo che prima di fine settimana i numeri saranno molto più importanti. Stiamo parlando della provincia di Ascoli Piceno? Sì, sì, solo della provincia di Ascoli, sì. Quindi sono passati più di 5 anni dal sisma del 2016, una costellazione di ordinanze, 4 commissari che si sono avvicendati. Da 1 anno e mezzo si è vista un'accelerazione, progetti approvati, cantieri partiti, ma in diversi casi poi si sono fermati. Allora andiamo a Camerino proprio per collegarci con Lorella Pettinari, che è una residente appunto di Camerino, è una commerciante e la conosciamo anche perché ormai da 5 anni e più tiene appunto online questo diario di bordo di una terremotata. Ben ritrovata Lorella. Buonasera, ciao Lin. Quindi allora, nelle ultime pagine di questo diario di bordo, insomma, cosa dobbiamo scrivere anche di questi cantieri che di fatto partono ma poi si fermano? Eh sì, questo è un momento altrettanto triste, anche perché speravamo, abbiamo visto che sembrava iniziasse un po' la ricostruzione e poi in effetti vediamo che tutto si ferma, e anche se io già avevo notato questa cosa nella mia casa praticamente, perché i lavori già non andavano avanti, vederlo scritto, vederlo sentire direttamente da questi lavoratori che praticamente si fermano per determinate situazioni abbastanza preoccupanti, e preoccupa ancora di più noi che effettivamente io in questo momento avrei dovuto essere più o meno a metà dell'opera, diciamo. E invece siamo ancora agli inizi, e sapere che agli inizi si ferma di nuovo significa che i tempi saranno ancora maggiori, ancora lunghi, e questo è su quello che abbiamo iniziato. In più c'è una buona parte di cose che ancora devono iniziare, ci sono dei progetti ancora da finire, da approvare, e alcuni in realtà non riusciamo nemmeno a farli fare, perché non ci sono nemmeno tecnici disponibili. Cioè, io ho una casa in centro, per cui i miei tecnici dicono che non riescono a fare il progetto entro giugno come dovrebbe essere fatto. E quello è un problema, perché poi si rischia, no, di, soprattutto per chi ovviamente in questi anni ha avuto assegnata una soluzione abitativa di emergenza, oppure sta prendendo il CAS, il contributo di autonoma sistemazione. Se non si rispetta, insomma, quella scadenza, poi si rimane, diciamo, anche senza questi, diciamo, anche chiamiamoli senza, così, paracadute, no? Sì.
Lì io non ho la residenza, in questo momento non avevo la residenza al centro perché c'eravamo trasferiti in quest'altra casa, ma lì gli altri familiari invece ce l'avevano, quindi era un palazzo, diciamo, di famiglia e i nostri parenti avevano la residenza lì, alcuni hanno preso la SA e altri avevano il contributo e rischiano di non avere più niente di questo, anche persone anziane, per cui che si trovano preoccupatissime perché nel momento in cui dovessero perdere la SA e con una pensione minima, dopo non aver avuto più niente da 6 anni, la cosa è preoccupante. Fra l'altro, le colpe non sono nostre perché noi ci siamo attivati subito, abbiamo appena possibile, appena riuscivamo un po' a barcamenarci fra tutte queste norme, fra il fatto che comunque in centro non si è mai saputo bene quali dovessero essere le cose da fare. La nostra casa in centro è in una delle zone più rosse della città, è lì difficile. Noi non siamo nemmeno riusciti ad andarci mai, per cui anche i tecnici hanno le loro difficoltà e queste scadenze a noi preoccupano perché poi, ecco, per chi ancora ci abitava ci sono tutte le difficoltà di questi paracadute che praticamente si sfondano, ma anche per noi quella era la casa dove siamo stati per mio marito per 50 anni, io per 20, e quindi abbiamo anche difficoltà a pensare che riusciremo mai a riaverla quella casa, e se non la riabbiamo noi, anche molte altre persone non riusciranno a riaverla. Ma non riavere la casa significa non riavere più la città, perché se non riusciamo a riavere le case del centro, non riusciremo nemmeno a riavere la città. Questo è un E problema, cioè, questo è. nel senso, immagino che il suo grande desiderio sia tornare in centro sia con l'attività commerciale che, diciamo, Sì, già per noi in un ritornare contesto dove le persone vivono nel e nostro abitano, no? ambiente, nel nostro ambiente sarebbe la cosa più bella, anche perché lì noi ci siamo cresciuti, effettivamente per noi la nostra vita è lì, no? Però vedere tutto perso, oltre non riuscire a vedere un futuro, ma vederlo tutto perso è ancora più terribile, e il fatto che comunque anche queste scadenze ci siano e sicuramente bloccheranno anche noi, perché noi effettivamente se non cioè ci saranno degli accolli sicuramente grandi che noi, le nostre famiglie che da 6 anni stanno già in difficoltà, non riusciranno ad accollarsi Quindi effettivamente. sapete E già che ci quindi sono il degli accolli rischio. per ricostruire, cioè sono Eh quasi sì, scontati. ci saranno quasi sicuramente, sì. E poi in questo momento siamo ancora più preoccupati perché se non ce la fanno le ditte addirittura ad andare avanti, sicuramente noi non ce la faremo perché. A livello emotivo psicologico credo che questo sia molto pesante perché ovviamente arriviamo già da 6 anni di post-sisma, insomma, che ovviamente fiaccherebbero chiunque. Poi c'è stato il Covid-19, adesso diciamo anche la Anche lo guerra che spettro ha delle della guerra. ripercussioni ovviamente economiche, ma non solo, cioè comunque sono eventi che colpiscono e che fanno male, vanno diciamo come se le persone insomma fossero un palazzo, una scossa dietro l'altra, poi no, la tenuta è un po' più complicata se non ci sono delle buone messe in sicurezza, tanto per proseguire la Eh sì. metafora, no? Eh sì, è proprio così. Psicologicamente anche è dura.
dura. Poi è dura soprattutto anche per i più anziani, che cominciano proprio a vedere svanire ogni speranza di ritornare a casa, perché i tempi sono ormai veramente, anche nel, se non riusciamo a lavorare su quello che già avevamo cominciato, figuriamoci su quello che non abbiamo ancora iniziato. Certo, il discorso economico anche è un discorso non indifferente per una buona parte della popolazione, per tutti probabilmente, perché poi chi abitava in centro, cioè poi noi non abbiamo grandi industrie, non abbiamo, cioè, i nostri beni erano praticamente le nostre case, i nostri negozietti, eccetera, quindi non vediamo sempre più sfuggire il futuro, no? In questo modo queste notizie non aiutano. No. Sono notizie che non aiutano e il momento, speriamo insomma che venga affrontato in maniera responsabile un po' a tutti i livelli istituzionali, perché ovviamente emergenza su emergenza nella specificità, no, del centro Italia, Lorella. Eh sì, è proprio così. Qui sicuramente quello che io leggo anche delle altre persone, anche dei miei colleghi, un po' in tutta Italia, che magari parlano della loro crisi, e io tante volte dico: guardate che la crisi vera effettivamente noi ce l'abbiamo da 6 anni, non da 2 anni. E questo è duro, è dura, perché non... perché effettivamente piano piano, mentre all'inizio c'è le speranze, adesso comincia ad essere disperata la situazione effettivamente. E poi ecco, vediamo che in tutti i settori, anzi noi speravamo quasi che il settore della ricostruzione quindi fosse quello trainante, quello che poteva ridarci un pochetto il via a rinascere, e invece vediamo che lì c'è ancora un nodo ancora più profondo, e quindi questo non ci aiuta. No, perché pensiamo ad esempio a, non so, ai ristoratori, chi ha attività ricettive eccetera, banalmente insomma chi ha un bar, chi ha un negozio come lei, cioè se c'è la ricostruzione arrivano le persone, c'è un'economia. Se diciamo ha una battuta d'arresto, anche quello comincia a essere complicato. Sì, diciamo che lì dalla ricostruzione in poi noi cominciavamo a vedere un futuro, invece se arresta la ricostruzione, che ancora non è iniziata praticamente, perché poi effettivamente è iniziata, per modo di dire. E quindi dalle carte al cantiere insomma non è un attimo, quindi sì. Grazie Lorella, io speriamo che potremo riaggiornarci per darci notizie più buone in un futuro spero davvero prossimo. Grazie ancora, speriamo, intanto speriamo in bocca al lupo. Riescano a risolvere alcuni almeno di questi problemi. Lo speriamo veramente. Grazie ancora. Grazie mille. Un saluto a Camerino, arrivederci. Grazie. E noi, grazie ancora. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di Sibilla, le voci della ricostruzione. Parliamo di progettazione. Ci sono stati in questi giorni diversi incontri anche con il commissario straordinario al Sisma 2016 Giovanni Legnini. C'è una serie di richieste che arriva anche dagli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Allora ci colleghiamo e li salutiamo con Silvia
Pelonara del Consiglio Nazionale appunto degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, responsabile del settore protezione civile, cooperazione e solidarietà, Paola Amabili dell'Ordine di Ascoli Piceno e Paolo Moressoni dell'Ordine della Provincia di Perugia. Tutti e tre conoscono bene la questione sisma, allora io vado subito da Paola Amabili, perché veniamo da un incontro che c'è stato proprio ad Ascoli Piceno con una visita sul campo, potremmo dire così, proprio ad Arquata del Tronto, che è uno dei paesi simbolo del terremoto, tra i più devastati, forse tra i comuni che presentano più criticità nella ricostruzione e dove i tempi purtroppo si allungano. Questa occasione, insomma, con tutti i colleghi architetti è stato anche lo spunto ovviamente per capire effettivamente quali sono le criticità anche dal punto di vista proprio delle amministrazioni, no? C'è stato anche diciamo proprio un dialogo con il sindaco di Arquata del Tronto. Sì, ci siamo incontrati lo scorso 11 marzo presso la sede del nostro ordine, quindi l'ordine di Ascoli Piceno, del quale sono presidente, e abbiamo diciamo fatto un focus con tutti gli ordini delle province che appunto convergono sul cratere. Al termine di questo tavolo tecnico poi siamo andati a visitare Arquata del Tronto, abbiamo incontrato il sindaco che ci ha un po' rappresentato quelli che sono i limiti della ricostruzione, con il quale in realtà abbiamo condiviso molti punti che riguardano le criticità soprattutto della ricostruzione. C'è la necessità da parte degli amministratori quanto dalla parte tecnica di un cambio di passo, di una condivisione di strategie fattive che naturalmente riescano in qualche maniera ad accelerare il processo della ricostruzione. Assolutamente, nello specifico sappiamo insomma che Arquata del Tronto, come detto, uno dei comuni simbolo ricostruzione, che adesso cammina, diciamo, per quanto riguarda perimetrazioni, piani attuativi eccetera, più sulle carte che con i cantieri. Anche questi abbiamo raccontato nella prima parte, insomma, che qualche problema ce l'hanno a livello di ditte, costi, materiali eccetera. Secondo lei qual è la criticità più grande che emerge in un comune come quello? Beh, diciamo che le questioni, è difficile fare una sintesi e come è una priorità, mettiamola così, unico, esatto, perché effettivamente sono diverse le cose. Noi ci siamo un po' concentrati su tutti quegli aspetti tecnici che volevamo sottoporre alla struttura commissariale, proprio per dare un segnale di necessità di riordino di quelle che erano il quadro normativo e anche le necessità. Diciamo che gli adempimenti crescenti non aiutano i tecnici, questo sicuramente. Dall'altra parte ci sono responsabilità sempre più onerose anche da parte degli amministratori, quindi questo aggrava la situazione. Le scadenze che sono state introdotte sono del tutto incompatibili, perché comunque non tengono conto di certe questioni che sono nate in seguito al sistema dei vari super bonus e di incentivazione. Quindi anche il trovare una semplice impresa che possa seguire i lavori in un tempo ragionevole non è una cosa semplice. Va detto che il super bonus è un gravissimo competitor per la ricostruzione, perché sono compensi più appetibili e per le imprese e per i professionisti, sono situazioni più facili da dipanare e non hanno tutti quei nodi, quei lacci che la ricostruzione rappresenta. Quindi l'intenzione sarebbe quella, in appunto accordo con gli amministratori, di mettere in piedi una macchina della ricostruzione che sia più sostenibile sotto il profilo economico, dei tempi, dei compensi, e insomma arrivare ad un risultato nella maniera più breve, ma soprattutto più efficace.
Benissimo, grazie davvero di averci intanto fornito questo quadro e anche di questo incontro che è segno di una necessità molto, molto sentita appunto dagli architetti. Intanto la salutiamo, grazie di essere stata appunto con noi. Sappiamo insomma che ci sono tanti impegni che coinvolgono giorno e sera, insomma tutti i tecnici che sono impegnati e intanto la ringrazio per essere Grazie stata a con noi. Grazie ancora. voi. Allora, torno da Silvia Pelonara e da Paolo Moressoni. Allora, Silvia Pelonara, intanto partirei dalle sue deleghe. Nella prima parte di trasmissione, insomma, abbiamo parlato dei risvolti a cascata, appunto, della guerra in corso in Ucraina, ma senza dimenticare, insomma, che prima di tutto siamo di fronte a un'emergenza umanitaria e se arriverà il tempo per progettare anche quelle città distrutte dagli attacchi. Questo è il momento però dell'aiuto. Voi come vi state attivando? Sì, buonasera. Linda, come ha detto io all'interno del Consiglio nazionale sono referente responsabile del Dipartimento Protezione Civile, Cooperazione e Solidarietà. Quindi questa guerra inutile, assurda come tutte le guerre, ha visto soprattutto la perdita delle vite umane, degli innocenti e questo è quello che non dovrebbe mai succedere. Ovviamente come architetti, anche se secondario, dobbiamo dare uno sguardo, lanciare uno sguardo anche alla perdita del patrimonio culturale. Per cui sicuramente anche questo è un aspetto che noi stiamo monitorando. Come Consiglio nazionale, ci siamo intanto attivati per permettere a tutti gli architetti e architette ucraine che verranno in Italia. È ovvio che in questo momento l'emergenza richiede insomma di trovare un tetto da mangiare eccetera, ma nel lungo periodo dobbiamo anche pensare insomma a trovare una soluzione lavorativa e formativa, quindi ci stiamo muovendo per permettere intanto di formare e quindi rendere magari gli architetti ucraini rendere valida la loro laurea per dire che avevano in Ucraina anche qui in Italia e cercare di assumerli nei nostri studi, dare anche noi un contributo a livello economico come Consiglio nazionale agli studi che vorranno poi assumere questi professionisti, questi colleghi. Approfitto anche per fare un ringraziamento alla Protezione Civile perché il lavoro che svolge è enorme sia in questa circostanza sia in tutte le emergenze che negli anni ha dovuto affrontare, quindi insomma approfitto di questa occasione per ringraziarli in maniera ufficiale. Assolutamente. E torniamo al nostro centro Italia perché lo scenario che abbiamo di fronte quando ci affacciamo alle zone rosse, quando guardiamo lo skyline, insomma, dei nostri borghi del centro Italia, c'è un'immagine che in qualche modo talvolta assomiglia veramente ad una guerra. E sono passati 5 anni e mezzo. Abbiamo visto nella prima parte di trasmissione, insomma, se gli edili fermano i cantieri, arriviamo a questo punto. Quali sono le vostre difficoltà e cosa sta emergendo anche da questi incontri diversi che ci sono proprio in questi giorni con il commissario straordinario Legnini? Allora, guardi, la questione dovrebbe partire da un po' più indietro, purtroppo, perché ormai sono passati 5 anni e mezzo dal sisma, Sì. quindi si deve partire, insomma, da prima. E fondamentalmente, anche in questi incontri che abbiamo fatto con i territori, quello che è sempre emerso è che purtroppo finora è mancata una visione strategica della ricostruzione. Visione strategica nel senso che purtroppo non si è mai lavorato a livello sovracomunale, ma soltanto per piccole parti dei vari paesi, dei vari borghi. Quindi mancando una visione più ampia, più a 360 gradi, ha spesso causato una ricostruzione spezzettata, un po' a macchia di leopardo. Quindi questa è stata il primo errore forse fatto a monte. Però voglio dire, c'è comunque tempo per recuperare e noi professionisti, noi architetti ci siamo sempre resi disponibili su questo. Poi difficoltà ce ne sono tantissime perché voglio dire, a partire da quello che diceva prima anche l'architetto Amabili, quindi il caro prezzo, l'irreperibilità dei materiali, considerando che già le nostre zone
sono zone non spesso molto agevoli da raggiungere. Io l'altro giorno ero ad Arquata del Tronto, voglio dire, ad Arquata ancora purtroppo c'è la neve, quindi Certo. capisco che i cantieri ad Arquata, come in molte altre zone, nella maggior parte dell'anno non è possibile lavorare, quindi comunque già la ricostruzione è lenta per questo. È mancata questa visione strategica. Ora il superbonus non ha aiutato perché comunque si è creata il superbonus come gli altri incentivi. Adesso spesso accusiamo troppo il Sì. superbonus, e realmente non è solo colpa del superbonus. Comunque tutte le altre agevolazioni fiscali hanno per il sisma forse creato più problemi che aiutato realmente, perché quello che dicevo prima, cioè è difficile reperire i materiali, i prezzi sono aumentati, le imprese non sono disponibili perché magari hanno iniziato ad investire su altri lavori che sono comunque più agevoli. Idem per i professionisti. Poi c'è da dire che in questi anni, voglio dire, è stato fatto molto dai professionisti locali, che vanno ringraziati perché i professionisti di queste aree del cratere hanno lavorato tantissimo, si sono spesi tantissimo, a volte anche senza avere la certezza della ricompensa immediata, insomma, diciamo, per cui Certo. voglio dire, vanno ringraziati. Adesso in questi incontri anche che abbiamo avuto in questi giorni con il commissario, con la struttura commissariale, si sono affrontati proprio questi temi, poi magari delle questioni più tecniche ne Certo. parlerà meglio il collega Moressoni, perché lui veramente è impegnato sul campo, tutti i giorni lavora su queste cose, quindi riuscirà meglio di me a spiegare queste criticità. Però appunto dicevo, in questi incontri che abbiamo fatto con il commissario, sia noi come architetti, sia la rete delle professioni, quindi anche insieme ai geometri, ai geologi, agli ingegneri, abbiamo fatto delle proposte condivise perché le criticità sono le stesse, i problemi sono gli stessi, per cui ci siamo ritrovati a presentare un documento dove abbiamo fatto delle richieste. Io adesso le butto là, poi ripeto, magari Moressone mi spiegherà Certo. meglio, per rendere più agevole lavorare per il sisma. E oltre che più agevole, anche più, cioè cercare insomma di reperire più professionisti che possano farlo. Alcuni degli esempi, delle proposte sono stato l'eliminazione dello sconto del 30% sul compenso professionale, allungare, quindi eliminare in parte, rinviare quelle, prorogare, scusa, quelle scadenze che erano state date dal commissario per i danni lievi al 30 giugno, per i danni gravi al 31 dicembre 2022, principalmente queste cose qui, poi lavorare, cioè anche la questione della sospensione dei lavori. Quindi queste sono state le richieste che abbiamo fortemente fatto. E oltretutto sappiamo che il commissario e il suo staff stanno preparando il codice della ricostruzione. Abbiamo anche chiesto di poter portare un contributo per il codice della ricostruzione, perché troppo spesso rischiamo che questi codici o queste leggi siano scritti da avvocati e non da professionisti che veramente conoscono le Come funziona? problematiche. Esatto. Ecco, allora vado proprio da Paolo Moressoni. Quindi dicevamo, no, di queste problematiche le abbiamo un po' buttate lì. Allora, uno dei temi è, diciamo, la semplificazione delle norme e poi, diciamo, come rendere più accattivante, mettiamola così, la ricostruzione o la progettazione del Centro Italia post sisma 2016, perché ovviamente se un professionista, una ditta, eccetera, devono prendere un lavoro da fare, magari vanno dove ovviamente lavorano meglio e guadagnano di più, detta tra noi. Quindi quale potrebbe essere, qual è la richiesta? Insomma, e lo facciamo capire anche alle persone che di fatto hanno perso la casa, perché di fatto non si trovano i tecnici, non si trovano le ditte perché i lavori si fermano, ci sono delle motivazioni. Ecco, cerchiamo di spiegarle in maniera semplice. Grazie. Esatto, lo spieghiamo ai nostri telespettatori. Innanzitutto partiamo dalla semplificazione. Il commissario Legnini ha fatto un'azione di coraggio all'inizio della sua avventura come commissario e ha emanato quella famosa ordinanza 100 che sostanzialmente
consente a noi professionisti di certificare direttamente noi le pratiche, quindi elimina tutto un passaggio burocratico che era demandato alla pubblica amministrazione. Noi ovviamente ci assumiamo una responsabilità rilevante, però sono i nostri territori e lo facciamo. Recriminiamo però al commissario che più volte noi abbiamo chiesto, anche per rendere accattivante, insomma, le attività che devono essere fatte, perché noi ci vorremmo concentrare sulla progettazione e quindi abbiamo chiesto di semplificare tutto quello che è la somma delle carte che noi dobbiamo produrre. Vorrei solo Ok. far capire ai cittadini che noi spendiamo la metà del nostro tempo a fare delle attività che non hanno niente a che fare con il progetto, ovvero compilare moduli con dati ripetitivi. E questa è una cosa che noi chiediamo da anni. Chiediamo anche questa semplificazione, passa anche attraverso l'implementazione, finalmente speriamo, il commissario ce l'ha promesso da tanto tempo, di un sistema informatizzato per la gestione delle pratiche. Quindi che in qualche modo ci agevoli tutte queste attività che ci vengono richieste. Ci tengo a sottolineare che queste operazioni non sono richieste per una pratica ordinaria, sono richieste proprio per tutti gli aspetti legati alla ricostruzione. Un'altra cosa che noi abbiamo chiesto più volte è che per ricostruire 70.000 edifici del cratere, forse qualcheduno di più, è impensabile che noi possiamo fare i calcoli con un foglio Excel. Ecco, quindi quando noi chiedevamo uno strumento, non dico più sofisticato, ma quantomeno che ci consentisse di evitare degli errori, voi dovete, i cittadini devono sapere che noi compiliamo dei fogli Excel per la determinazione del contributo. Anche questa è una cosa che abbiamo chiesto ovviamente da tempo Che poi quella è di una che cosa venga. molto delicata, se posso, architetto, perché se poi Esatto. si sbaglia quel calcolo e diciamo, il committente si trova l'accollo e magari non ha i soldi, lì è un problema. Esatto, vorrei sottolineare a tale proposito un altro piccolo dettaglio che fa la differenza anche un arrotondamento, quindi l'arrotondamento di un centesimo che non torna, che però ha determinato il contributo, ha determinato una comunicazione alla Cassa Depositi e Prestiti, eccetera, richiede alla fine dei lavori la rideterminazione di tutto il percorso e questo chiaramente fa perdere del tempo e proroga di molto tempo, di molti giorni, anche di mesi, talvolta anche i pagamenti per le nostre imprese. Un'altra problematica che è diventata di grande attualità, e l'ha accennata la collega, è quella delle sospensioni dei lavori. Si faceva cenno ad Arquata, potremmo parlare di Castelluccio, Norcia o comunque di tutta la fascia appennina, Certo. appenninica. È evidente che in questi luoghi il clima favorisce le attività di ricostruzione, se va bene, 3 mesi l'anno, non di più. Se voi pensate che noi abbiamo, dal momento in cui attiviamo questi lavori, se si tratta di danni lievi, 6 mesi per concluderli, con la possibilità solo di 2 mesi di proroga, e per i danni pesanti un anno per concluderli, indipendentemente dall'importo dei lavori. Voi capite che questa cosa è completamente anacronistica. Se andiamo a guardare i terremoti vicini o quelli, comunque le ricostruzioni a noi più prossime, l'Emilia oppure l'Aquila, cioè i tempi per dare l'esecuzione dei lavori sono almeno il doppio di quelli che vengono concessi qui da noi. C'è un problema rilevante legato alle sospensioni dei lavori. Purtroppo non ci viene consentito di farle, quindi voi capite che noi stiamo in mezzo al cittadino che giustamente pretende avere la casa, l'impresa che poi in una situazione come questa si aggrava tutta la situazione, che ovviamente ci chiede di interrompere, non abbiamo i ponteggi, non abbiamo il ferro, non abbiamo il legno e così via, e noi siamo quelli che poi subiamo un po' tutta questa situazione, e ovviamente un cantiere senza un ponteggio, no? C'ha una rilevanza anche in termini di sicurezza sul lavoro, e poi questo penso che sia un tema ancora di attualità. Assolutamente. Ecco, paradossalmente ci sono problemi anche legati all'impiego dei bonus edilizi,
per gli accolli. Faccio anche qui un piccolo Esatto, dicevamo esempio. appunto prima degli accolli e di questa competizione, diciamo, che c'è tra la pratica sisma e il superbonus, però è vero pure che il superbonus permette o dovrebbe permettere, insomma, di evitare gli accolli. Non è così la Esattamente. storia nella Sì. realtà. Allora, nella realtà è così, però ovviamente anche questo dobbiamo dirci che i bonus li possono attivare solo i privati cittadini, quindi un'attività produttiva già questa operazione non ce l'ha più, Ah, quindi ok. è questo. Poi se io faccio un altro piccolo esempio, a parte potremmo parlare anche degli aspetti, i vincoli che ci sono nelle nostre zone, anche questi condizionano l'impiego dei bonus, però facciamo l'esempio, se io faccio un piccolo ampliamento alla mia casa che mi è consentito dalle norme attuali rispetto a quella che ricostruisco con il sisma, io il bonus non lo posso più attivare, quindi non c'ho più manco il sollievo del super bonus. Ecco, poi anche qui sul discorso delle imprese, il commissario sa bene perché noi quando è stata fatta l'ordinanza che semplifica tutto il percorso, e quindi parliamo di maggio, insomma, del 2020 ormai, avevamo già detto che probabilmente con questa velocizzazione delle pratiche, quindi ancora non sapevamo neanche che c'erano i bonus, non ci sarebbero già state le imprese. Ah, ecco. E quindi è una cosa, insomma, che noi immaginavamo già in quel momento. Aggiungo anche che un po' la difficoltà dei luoghi dove si trovano, i cittadini ovviamente si fidano delle imprese locali, tant'è vero che imprese che vengono fuori dalle regioni che sono state colpite, non ne vediamo nei nostri territori. Questo bisogna domandarsi anche perché, forse anche in questo caso, l'appetibilità per un mercato che viene, insomma, fuori dai nostri confini non c'è stata, sia in termini di rientro economico piuttosto e anche, ripeto, anche di attrattività complessiva di Sì, è un'operazione. emerso anche diverse volte, insomma, che non ci sono alloggi idonei o non ci sono abbastanza posti letto anche per accogliere, no, queste ditte che dovessero arrivare anche con tanti operai, perché insomma c'è da costruire un centro storico intero, insomma ci vogliono tante persone, quindi poi la difficoltà, insomma, il cane che si morde la coda, non ci sono le Esatto. strutture, non arrivano le ditte per costruirle, non ci sono i posti letto e via, che insomma è tutto un gran problema. C'è un Io volevo altro nodo? aggiungere Prego. solo un Sì. altro piccolo sforzo che di fatto noi chiediamo da tempo al commissario, visto che questo terremoto è molto vasto, interessa quattro regioni, ci sono diversi uffici speciali, noi vorremmo lavorare alla stessa maniera in tutti i territori. Purtroppo così non è, ogni ufficio speciale, ogni territorio, d'altronde legittimamente ognuno ha un proprio direttore, ha una propria linea. Però vorremmo che le procedure si omogeneizzassero sotto tutti i punti di vista, perché non è possibile che faccio un intervento a Castelluccio e lo faccio in una certa maniera e vado al quadro del Tronto, ho tutta un'altra filiera, ho tutta un'altra linea da seguire per la pratica, per lo svolgimento Chiaro. di tutto l'intervento sostanzialmente. Peraltro ha scelto proprio due località che in realtà geograficamente, insomma, si guardano negli occhi, potremmo dire così, e invece appartengono a due regioni diverse, quindi uffici speciali per la ricostruzione differenti, eccetera. C'è un altro nodo che interessa, diciamo, i tecnici, ma soprattutto le ditte, che è il prezziario del sisma. Ovviamente questo è un nodo molto importante perché ovviamente sappiamo che il costo dei materiali è schizzato alle stelle. C'è tutta la parte del caro energia che va a incidere poi sulle produzioni di alcuni materiali. Allora, sappiamo che siamo in una fase di bozze, diciamo che questo nuovo prezzario sisma, diciamo, viene vagliato proprio in queste ore. Cosa vi aspettate? Potremmo dire così, Moressoni. Allora,
Noi abbiamo avuto modo di vedere anche la bozza di questo elenco prezzi. Devo dire, anche per far capire ai cittadini com'è costruito l'elenco prezzi del cratere, questo aggiornamento, sostanzialmente è la somma dei quattro elenchi prezzi delle regioni che sono interessate dal sisma, quindi Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Quindi, Una media, diciamo. beh, non proprio una media, però diciamo è una rilevazione fatta piuttosto per lavorare, ecco, nella fascia appennina piuttosto che a Roma, tanto per essere piuttosto chiari, insomma, no? Quindi non è detto che se è preso il prezzo più basso, probabilmente ci si è allineati, tanto per dare un'indicazione su prezzi piuttosto medio-alti di ognuno, sono estratti quelli più alti, diciamo così, se vogliamo usare per semplificare. Quindi tutte e quattro le regioni hanno inteso, anche per norma, insomma, aggiornare il proprio elenco prezzi, lo hanno fatto sostanzialmente nel corso della fine del 2021, però i cittadini devono anche sapere come è formulato un elenco prezzi che è codificato da una norma, chiaramente che viene impiegata per gestire i lavori pubblici, quindi questi elenchi prezzi sono fatti per questo. E si fanno delle rilevazioni dei prezzi di mercato. Quindi voi capite che anche se la rilevazione di questi prezzi fosse stata fatta a dicembre, ma credo anche nei mesi precedenti, perché per Cioè, aggiornare come è un fatto, prezziario non è tipo che il ci vuole. ferro costa tot, il Esatto. mattone costa tot, il cemento. Gasolio costa tot e Ok. ognuno di questi componenti elementari, chiamiamola così, costituisce poi un prezzo finito di una lavorazione. Allora voi capite che solo se ci guardiamo a dicembre a oggi il mondo sostanzialmente è cambiato. Sì, purtroppo sì. Se guardiamo solo l'acciaio o il gasolio per mandare i mezzi d'opera, voi capite che questo è. Ci tengo anche a sottolineare però che anche il raddoppio del prezzo del ferro, tanto per fare un esempio, all'interno di una voce c'ha una rilevanza percentualizzata più bassa, quindi potrà incidere nella lavorazione finita il 30%, il 20%, il 35% e così via. Quindi non è che se raddoppia il prezzo poi la lavorazione finita si raddoppia, Ah, chiaramente. ok. Però chiaramente vuol Sicuramente non dire diminuisce, diciamo, ecco, che può solo che aumentare. esattamente. Quindi speriamo che questo elenco prezzi non nasca già vecchio, almeno per alcune lavorazioni. Noi auspichiamo anche un'altra cosa insieme all'elenco prezzi, che vengano aumentati anche i costi convenzionali, perché noi stiamo lavorando con costi convenzionali che sarebbero il parametro base del contributo, no? Gli euro metro quadrato per ricostruire che vengono concessi ai cittadini in funzione del livello di danno. Noi auspichiamo che anche il costo convenzionale, visto che è cambiato il mondo, debba essere sostanzialmente aggiornato e qui torno un po' ai produttivi, cioè laddove neanche i bonus possono alleviare le difficoltà dei cittadini, quindi di uno che ha un'impresa, immaginiamo un albergo, sono 5 anni che è chiuso, non ha incassato niente, l'IVA se la deve anticipare, non si sa quando la recupererà e non c'è nessun bonus che lo può aiutare. Quindi aumentare il convenzionale serve anche a limitare quello che poi è effettivamente quello che uno deve tirare fuori. Ricordo solo che il 189 nel testo non pone limiti al costo convenzionale e addirittura dice che i costi della ricostruzione sono coperti al 100%. Poi nella realtà non sempre questa è la Non è realtà. così. E insomma, torniamo sempre, no, alla 189, insomma, la Bibbia del terremoto tanto discussa, insomma, e maledetta, no, da alcuni, appunto questa norma. Però ecco, siamo qui, sono passati più di 5 anni e questa ricostruzione, insomma, davvero tra mille inciampi. È partita, ma ovviamente deve essere ancora avviata. Io ringrazio davvero tanto Silvia Pellonara e Paolo Morressoni, grazie ancora di essere stati con noi. Grazie. Grazie, grazie Grazie. mille.
Buonasera. Buona serata e noi con Sibilla Le Voci della Ricostruzione ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci. Cinque anni che per noi è sempre 24 agosto. Me lo ricordo come se fosse ieri. Dalla doppia zona rossa, terremoto e pandemia. E ci sono le gru, ci sono i cantieri. Se si potrà dire che qui si può vivere e lavorare in edifici moderni, efficienti, sostenibili, connessi, la possibilità che qualcuno torni è una possibilità elevata. Il luogo dove abbiamo lasciato il nostro cuore e dove vogliamo tornare assolutamente.